Mi fai da modello? Da modello? Tu? Dove sei? E tu chi sei? Nico? Mi fai da modello? Ma perché questa faccia matemica? Eh? Che c'è? Ma che vuoi? È sempre il momento coccole mentre filmo. Ciao, è tanto che non ti fai vedere. Ah, non mi leccare. È tanto che non ti fai vedere così. Ciao. Aiuto. No, amore. Amore, no. Non ci siamo. Nicola, finisci di rubarmi il posto. Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Il video di oggi è un video haul. È tanto tempo che non filmo un haul, ma questo specifico me lo avete richiesto voi, perché vi ho già spiegato e anticipato che per il lavoro che sto facendo mi sto dedicando all'acquisto di capi d'abbigliamento, sia da tutti i giorni e sia da studio. Quindi ho acquistato anche tacchi, comodi, insomma tante cosine che adesso che inizierà il periodo dei saldi, anche perché prevalentemente ho fatto shopping online e mi sta succedendo di non essere più capace di fare shopping fisicamente ma soltanto online. Ma perché? Cioè, quando sono fisicamente in un negozio vado a comprare gli accessori, magari sciarpe, cappelli che vi faccio vedere, però vestiario proprio no. Perché? Ma comunque, quindi vi mostrerò, dato che sono acquisti prevalentemente online, vi posso dare anche il mio parere su questi siti. Come potrete leggere già dal titolo, vi spiegherò quali sono i siti. Se Nicola smette con il suo campanellino, con la medaglietta, cioè io non so se voi lo vedete, che faccia matematica. E quindi vi mostrerò tante cosine, un abbigliamento che secondo me va bene sia se avete uno stile classic chic o anche sporty chic, che sia se appunto dovete andare al lavoro. Dato che me l'avete richiesto in tante, sia in privato che sotto il video in cui vi parlavo del lavoro e del fatto che comunque mi sto dedicando prevalentemente ad acquisti di abbigliamento, sono qui e quindi non perdiamoci in chiacchiere. Allora, inizio subito con quello che sto indossando. Per la prima volta ho acquistato su Forever 21. È un sito nel quale vedo che chiunque acquista. Tantissime amiche mie, anche minute come me, hanno acquistato, si sono sempre trovate benissimo. Solo che io forse sono una delle poche che ha avuto una prima esperienza che è un po' downy, secondo me. Vi spiego subito perché. Allora, io sono fissata, lo sto cercando ovunque, anche fisicamente nei negozi, e l'avevo trovato solo online, un maglioncino che fosse peloso, non a pelo lungo. Non so se avete presente, magari se trovo qualche foto su internet ve la metto qui, così per farvi capire la tipologia. Se voi potete consigliarmi dove trovarlo, lo prendo. L'avevo trovato su Forever 21. Se lo trovo nei negozi fisici non c'è mai la misura, o meglio, provo l'S, provo l'XS e mi sta tipo pigiama, proprio largo largo largo, e non mi piace. Lo vorrei un po' più aderente. So che comunque un maglioncino peluscioso non può stare aderente come una maglia attillata, però diciamo che mi sta veramente male quando lo trovo. E quindi avevo trovato la taglia, avevo trovato il colore, il modello come lo volevo, e stavo per fare l'ordine. Grandissimo colpo di fortuna, sapete che le spese di spedizione sono 6 euro. All'improvviso, mentre ho fatto il refresh della pagina per andare verso il carrello a pagare, mi è apparsa in alto la scritta: per pochissimo tempo, se fai un acquisto superiore a 21 euro non paghi le spese di spedizione. Quindi avevo tolto quelle cose che ho detto, anziché pagare comunque 6 euro di spese di spedizione, avevo aggiunto parecchia roba anche che non mi serviva per non pagare la spedizione. Quindi ho tolto e ho preso soltanto il maglioncino che indosso e quello lì peloso. Bene. Sono passati, a differenza di qualsiasi altro brand dal quale ho acquistato online, che sia di trucchi o che sia di vestiario, sono passati un paio di giorni prima che questi iniziassero a lavorare il mio ordine. Non appena lo hanno confezionato, mi hanno detto, dopo che io avevo già pagato i 2 maglioni, che quello lì peloso era sold out e che non tornerà in stock e che quindi non me lo spedivano. Ma mi avrebbero mantenuto, hanno detto, le spese di spedizioni gratuite. Ora, siccome il maglioncino che indosso mi è arrivato da 2 giorni, ancora non sono riuscita a vedere se effettivamente mi hanno riaccreditato il costo anche dell'altro. Insomma, devo vedere questa cosa. E mi hanno spedito questo.
E quel maglioncino che io stavo prendendo era un XS, questo qui che mi è arrivato è una S. Ho detto vabbè dai, arriviamo ai 21 euro, avevo speso circa 28 euro per due maglioncini o 30 euro, insomma sui 30 euro. Il mio intento era sostanzialmente quello di superare i 21 euro, quindi ho detto vabbè, di questo c'è la S, mi piace, non costa tanto, lo prendo. Bene, allora, il colore è meraviglioso. E come potete vedere non è a giro collo aperto, però è un collo medio, non è a dolce vita, ma non è nemmeno così scollato da lasciarti il collo fuori, quindi un po' ti copre. La prima sensazione che ho avuto quando l'ho provato, ragazze, è che non lo voglio più togliere, devo dirvi la verità, perché il materiale è veramente stratosferico, è super caldo. Tenete presente che io sotto ho soltanto una canottierina leggerissima, e questo non mi punge, non mi prude e tiene veramente caldo, 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 caldo. Quindi il materiale è veramente ottimo, il colore mi piace, però magari vi farò vedere che... Si vede che è una S, mi sta grande, però di maniche non è troppo lungo, cioè quindi probabilmente un XS mi sarebbe stata proprio precisa precisa, però mi sta veramente... È una via di mezzo tra un maglione che si vede che è grande, oppure lo posso sfruttare utilizzandolo come il cozy style, no? Quindi un po' più casual, un po' più pigro proprio, così come si utilizza adesso maglioni oversize, perché non è nemmeno un maglione oversize, proprio si vede che è un po' grande per me, ma comunque già l'ho indossato e vi posso dire che con le bufere che stiamo avendo qui mi ha tenuto al caldissimo e veramente lo utilizzerò, però ho avuto questa esperienza, diciamo, non proprio piacevole dell'acquisto. Non mi era mai successo che comunque mi dicessero dopo averlo fatto, cioè solitamente te lo dicono prima, che tu ordini e che paghi, ok, questa cosa non c'è più, una volta che tu l'hai pagata e l'hai acquistata dovrebbero garantirti di averla, ecco, in un certo senso. 8000 giri di parole per dire una cosa molto semplice. Vi mostro le cose che ho acquistato ieri da Pinky, anche se ho acquistato anche altre cose. Questi sono invece accessori, ma ve li faccio vedere subito. Ah, e c'è anche un maglioncino, perché io imperterrita ho preso, infatti mia madre mi ha detto, praticamente lo stesso colore di quello di Forever 21, e in effetti si somigliano tanto, solo che questo è più rossiccio e questo è più marrone, ma fondamentalmente sono identici i colori, solo che questa qui è un XS e me l'ha regalato mia madre, costava 20 euro e con questa trama intrecciata può essere indossato secondo me sia con una canottierina sia così da solo, e questo qui veramente mi sta a pennello, disegnato addosso, proprio c'è una differenza di vestibilità tra i due, e comunque questo va più stretto e mi piace anche con l'idea di una camicia sotto, questo sì, invece in questo oversize non la metterei una camicia, anche perché ha il colletto alto e quindi non mi piace, perché sarebbe strano. Invece qui che c'è il collo rotondo, la camicia la puoi mettere sotto e lo puoi rendere sia sportivo che elegante, quindi questo qui io in studio con un tacchetto lo andrei a mettere con una camicia sotto. Poi ho acquistato, che avevo visto mentre ero al negozio, era scomparso e poi sono ritornati così magicamente, ci sono stata circa 2 settimane fa, magicamente a distanza di 2 settimane li hanno rimessi. Ho preso questo berretto che ho anche grigio identico, e ragazze, la morbidezza e il calore che tiene, ora ve lo faccio vedere anche quello grigio che ho, un effetto semi peluscioso, mamma mia, mi piace tantissimo. Scusate se c'è Nico che abbaia di sottofondo. E poi ragazze, questa sciarpa, cioè, allora voi la vedete così, non è una sciarpa, è un girocollo, ovviamente qua i bianchi si levano e mettono, però il rossetto rosso vorrei evitare di metterla, non voglio combinare guai, quindi non la indosso per adesso, perché il rossetto rosso, sto testando questo rossetto rosso per la prima volta, è uno dei velvet matte che vi ho mostrato nel All Black Friday di Kiko, e dentro, non so se riuscite a vederlo, è peloso, morbidoso, quindi questo qui praticamente è di lana fuori e ti tiene caldo, e dentro è super peloso. E questa qui me la sono regalata io da sola, costava 13 euro, ma li vale tutti, e l'ho presa in pandan con questo cappellino, li ho provati in negozio e mi piace tantissimo l'abbinamento. Sì, sì. Facciamoci fuori tutti gli accessori, ecco qui il berretto grigio, uguale a quello bianco che ho preso ieri, molto molto carino e tiene molto caldo, e mi piace anche la vestibilità. E sempre da Pinky, poi la scorsa volta quando ho preso il cappellino grigio, ho preso questi guanti neri che sono sempre morbidosi, pelusciosi, così come l'interno della sciarpa bianca, e li sto utilizzando e tengono veramente veramente caldo, e soprattutto sono troppo teneri, troppo pucciosi, troppo
pelucciosi, quindi già solo per questo, e costavano tipo 3 euro, quindi per questo li ho presi, e poi mi servivano dei guanti neri. E poi invece, da, li avrete visti in foto, da Tallivai l'ho preso insieme alle sciarpe che vi ho mostrato nei preferiti del mese, questi un po' di tempo fa, ma ci sono ancora perché ci sono tornata da Talli ieri e li ho visti, questo berrettino borgogna e questo nero che alterno con le due sciarpe dei preferiti che vi ho fatto vedere, e sono anche questi morbidi però non pelusciosi come quello, e tengono caldo, quindi al di là della parte fashion a me interessa che tengano calda, perché io spesso e volentieri vado a piedi al lavoro, qui c'è freddo, c'è vento e quindi ho bisogno di coprirmi, e questi fanno il loro dovere. Ho provato anche il sito di H&M online, e su H&M online ho preso il cappottino che vi ho mostrato nel video outfit, che adoro, magari vi metto una foto qui, e lo utilizzo quasi tutti i giorni tranne quando piove, perché essendo proprio un cappotto rimane umido, quindi preferisco utilizzare un bomber impermeabile, magari più carino per andare al lavoro, sempre in generale per uscire, perché se mi bagno poi avere tutta l'umidità addosso non è esattamente il massimo, ma quello lì è veramente stratosferico, l'odore è elegante, sbarazzino, è un cappottino nero lungo, non troppo, e soprattutto ti dà quel tocco di classy chic che a me piace tantissimo, veramente me ne sono innamorata, infatti spesso e volentieri mia madre dice: ma c'è freddo, perché ti stai mettendo questo cappotto? Bello, magari sotto ho 10.000 strati per mettere questo cappottino, che è pesante sì, ma non è un cappotto da diluvio universale, però io l'ho messo lo stesso. E il cappottino di H&M c'è ancora online, ho controllato ieri, e costa ancora 60 euro, è l'unico cappotto che non hanno messo in sconto. Facciamoci due domande: perché? Adesso passerei alla mia ossessione, la mia droga online, Bershka. Allora, io adoro Bershka, le scarpe di Bershka, mi sono resa conto di come tre quarti delle scarpe che io ho oggi siano tutte di Bershka, estive e invernali, e ora anche eleganti, è veramente stratosferico, io mi sono innamorata di questo brand. E vi ho mostrato nel video dei preferiti i mocassini neri, e questi qui sono veramente meravigliosi, però sempre con la pioggia, siccome sono delle scarpe basse, quasi a calzino, non è esattamente il massimo da mettere. Adesso vi faccio vedere invece i nuovi acquisti un po' più elegantosi, ci sono ancora online, cioè nel momento in cui sto filmando io ho controllato e online ci sono ancora questi prodotti che vi sto facendo vedere, quindi se vi va andate su Bershka e svaligiate tutto, anche perché loro periodicamente fanno un sacco di sconti, quindi guardate il sito. Allora, insieme ai mocassini io ho acquistato queste scarpe, aspettate scompaio, ma ricompaio, yes! E insieme ai mocassini ho acquistato questi stivaletti alla caviglia, che sono diciamo top, no diciamo, sono color top, quindi neutre, vanno su tutto, sono basse, sono comode, non sono troppo rasoterra, hanno un fintissimo tacchetto, però sono quelle scarpe sportive eleganti che vanno bene, e soprattutto io non riesco a guidare con i tacchi, quindi se sono in macchina queste qui sono perfette e riesco a guidare facilmente, e soprattutto sono molto molto carine, resistenti, e io mi trovo bene con le scarpe di Bershka, non so voi. Queste qui le ho prese, non so se adesso sono scontate, più o meno intorno ai 25-26 euro, non credo che fossero 30 euro, ma comunque questo è il prezzo attorno al quale si aggiravano. Io ho visto che ci sono ancora, ci sono anche in versione nera. Poi ho acquistato queste che c'erano anche nere, però nere ho degli altri tronchetti un po' più sportivi di Bershka che utilizzo, e quindi li ho voluti prendere color cuoio, e quindi stanno benissimo con questo maglioncino. In effetti, comunque, ho voluto prendere queste scarpe invece, sono sempre effetto camoscio, hanno anche il tacco che è in camoscio, non è altissimo ma non è nemmeno basso, e soprattutto il problema è che sono senza plateau, però sono comode, io le ho utilizzate e mi piace soprattutto la forma particolare che avvolge in questo modo la caviglia, quasi a farfalla, e la cerniera è interna, quindi non è esterna, non si vede, e la scarpa si vede così, e secondo me è molto molto carina e molto elegante. Non è comodissima per lunghissimi tragitti perché, ripeto, è senza plateau, e queste qui le ho pagate sui 30 euro, e anche queste ci sono in versione nera, però li valgono tutti, mi piacciono tantissimo. Le ultime bimbe che ho acquistato invece su Bershka sono queste.
Allora, anche queste come modello sono simili a quelle che vi ho mostrato 2 minuti fa, ma sono più alte. Il tacco è 10, hanno un plateau di 2 cm e sono in tessuto misto. Anche queste hanno la cerniera interna, quindi dall'esterno non si vede. Sono in similpelle e copelle. Queste sono veramente comodissime, ragazze. Queste sono veramente, ci puoi anche correre, è veramente stratosferiche. Sopra sono in mezzo vellutino, mentre invece sotto sono in similpelle. Questa cosa secondo me le rende sportive eleganti, le ho già indossate diverse volte, è veramente fantastiche, anche se non sono esattamente leggerissime, ma comunque sono comode al piede, a me questo interessa, e il plateau sicuramente fa sì che il tacco non pesi molto. Queste qui invece le ho pagate 36 euro, è stato il mio autoregalo di Natale. Dato che ho preso queste scarpe sportive eleganti, ho preso anche delle giacche su Bershka che adesso vi mostro e vi straconsiglio di comprare perché sono meravigliose. Comunque, ho voluto comprare un sottogiacca di quelli che vanno adesso, allora lo so, sembrano vestiti delle Barbie quando non sono indossati, anch'io più volte quando li guardo dico ma non mi entrerà mai. E poi però mi entra, quindi perché veramente proprio sono belli elasticizzati. Ho voluto prendere questo sottogiacca nero e penso di volerlo prendere anche cipria con il collo uguale a questo maglioncino che indosso di Forever 21 e questo qui è con la manica a 3/4, però è una manica comoda che arriva praticamente fino a qui, non sta in alto, quindi ti copre abbastanza, soprattutto è carino da mettere sotto una giacca ed è a costine, non è a vita molto molto lunga, arriva diciamo preciso sopra i jeans. Questo qui costa sui 13 euro, io ho preso un XS, veramente mi piace tantissimo la vestibilità, e questa qui l'ho abbinata alla mia bambina, ve la mostro subito, ma sì, ve la mostro subito, questa qui l'ho abbinata, questa maglietta nera a questa bambola qua meravigliosa. Allora, sul sito il colore di questa giacca era definito nude, io nude immaginavo fosse un beigiolino, panna, invece no ragazzi, è un rosa cipria, non so se, forse sì, abbassando i bianchi automaticamente si vede, anche l'interno mi piace un sacco della giacca, che ha questi bordini bianchi proprio, ha anche le spalline, quindi è una giacca veramente importante. Questa qui l'ho pagata 26 euro e l'ho presa uguale nera, adesso ve la faccio vedere, ma comunque questa qui l'ho messa con questo sotto e ragazze, è veramente una sciccheria. Questo aveva i mocassini neri e un jeans, no, avevo il pantalone nero, questo nero, la giacca cipria e i mocassini neri, e quindi non basta, cioè non serve necessariamente avere un tacco, scollatura pazzesca per essere fighe, bastano poche cose semplici come vengono abbinate per dare un tocco veramente elegante, quindi questa è meravigliosa, è la mia bimba. Come vi ho detto 2 secondi fa, questa giacca cipria l'ho presa anche nera, questa qui già l'ho portata una volta in tintoria perché l'ho stra utilizzata, anche questa ha all'interno che è fighissimo con questo bordino più chiaro, anche questa alle spalline. La vestibilità di questa giacca ragazze veramente è stratosferica, mi fa impazzire. E quindi io queste ve le consiglio perché sono delle giacche buone, che durano e soprattutto che ti consigliano, non ti consigliano, ti consentono di fare una bella figura, perché comunque sono giacche eleganti senza spendere un patrimonio, quindi comunque il prezzo è assolutamente accessibile, quindi niente, Bershka, ti amo. Poi ve ne posso fare vedere uno, ultima cosa che ho preso su Bershka, ancora non l'ho indossato una sola volta invece questo, anche quello grigio invece più volte. Comunque, è questo vestitino color vino. Visto sulla modella non mi faceva impazzire tantissimo, mi piace più come sta a me paradossalmente. Questo qui l'ho preso intorno ai 15 euro sia borgogna che grigio, quello grigio è a lavare perché l'ho indossato di recente. È molto aderente, però non è volgare, cade morbido con questa gonnellina un po', come dire, un po' lenta, è veramente carinissimo con un leggings. Io penso che indosserò questo per Natale e magari ricreerò questo look che mi piace tantissimo con questo rossetto rosso acceso, oppure metto un rossetto borgogna, vediamo. Comunque questo qui anche è ottimo e soprattutto ragazze dà un effetto quasi vellutino peluscioso. Se Bershka mi chiedesse vuoi sponsorizzarci, io direi sì, lo faccio gratuitamente, mi sono innamorata di questo brand, è affidabile
affidabilissimi online alle spese di spedizione che costano meno in assoluto, 3,95 euro se non sbaglio, sempre super puntuali, super precisi, tutto meraviglioso, hanno il reso gratuito, basta che glielo porti in negozio e nell'arco di 24 ore già ti rimborsano i soldi, quindi veramente io su Bershka metto la mano sul fuoco, anche i piedi. Ragazze, io credo che sia tutto quello che dovevo mostrarvi. Spero che gli acquisti vi siano piaciuti, che posso avervi dato degli spunti, dato che adesso inizieranno i saldi, gli sconti. Fatemi sapere cosa avete comprato voi in questo ultimo periodo. E vi mando un enorme bacio, ci vediamo al prossimo video.